Ok, allora visto che ci sono già sei persone online, io vi devo chiedere una cosa, cioè di verificare se la voce viene dal qui o dal computer, cioè se mi sentite bene essenzialmente. Basso un pochino. Fatemi sapere subito come mi sentite, perché non so se è connesso l'audio del Bluetooth o meno. Ditemi anche come mi vedete nel frattempo, se la connessione è stabile, se tutto bene. Manolo c'è, si sente bene? Perfetto, grazie Massimo. Allora, mentre attendiamo ancora qualche minuto, io vi dico che cosa ho aggiunto rispetto al post che vi ho mandato. Allora, due serie che ci serviranno per fare un po' di piegamenti di un certo tipo. E per chi non ha l'elastico, ma anche per chi già ha l'elastico, uno zaino con un po' di bottiglie d'acqua. Quindi nel frattempo, che ancora 5 minuti aspettiamo, procuratevi, io ho un bel sacchetto con un bel po' d'acqua e lo zaino, in modo tale che quando poi andremo a fare alcuni piegamenti, per chi vuole farli zavorrati, per chi il piegamento gli è semplice, mette l'acqua nello zaino, si mette lo zaino in spalla e lavoriamo zaino in spalla. Lo zaino ci servirà anche, o il sacchetto, per fare un po' di lavoro di bicipite, ok? Perché oggi la parte alta lavoreremo principalmente petto, però inseriremo anche altri lavori, eh? Quindi l'elastico ci servirà per alcuni esercizi, sicuramente, però anche lo zaino. Benissimo, gruppo Paola c'è. Aspetta che mi faccio, mi allaccio le scarpe. Vai tranquillo. Gianni c'è, benissimo. Monia c'è. Ok, aspetto ancora 2 minuti e poi ricordo l'attrezzatura di oggi. Il riscaldamento oggi lo facciamo senza corda, quindi l'ho portata, magari 5 minuti di corda possiamo anche farli, però comunque quando lavoriamo bracci, e soprattutto non lavoro a circuito, il cardio ne facciamo un pochino meno. Allora, intanto finisco di prepararmi l'ambiente, come sempre mi connetto 2 minuti prima per essere certo che tutto funzioni. Caterina c'è, benissimo, Monia c'è, dicevamo, ottimo. Allora, scrivo sulla lavagnetta il nostro tipo di allenamento e poi ve lo presento. Allora, benissimo, benvenuto. Ci mettiamo una successione di piegamenti fatta bene. Intanto attendiamo, c'è anche Cinzia. Ciao Cinzia, auguri. Gli auguri in diretta. Ok. Allora, la lavagnetta io oggi non ve la faccio vedere perché l'ho scritta veramente male e non leggereste praticamente nulla, però me la tengo come promemoria che poi sarà quello che vi proporrò. Intanto ve lo posso illustrare. Siamo in 20, benissimo. Prego, Cinzia. Enrico e Davide ci sono. Allora, ricordo a tutti e vi do ancora un minuto per preparare chi ce l'ha elastici che poi utilizzeremo. Chi non ce l'ha, e ma anche chi ha gli elastici, uno zaino con acqua. Io ho messo qui dentro le bottiglie d'acqua per evitare di non dare lo zaino, però zaino e bottiglie d'acqua per un totale di almeno 6 litri, quindi 4 bottiglie da litro e mezzo. Io ne ho messi 8 per usare un punto di detersivo. Da mettere in uno zaino, poi gli mettiamo in spalla quando faremo i piegamenti. Ok? Chi ha già difficoltà a fare i piegamenti normali non ha bisogno dello zaino se non per fare due bicipiti alla fine, ma lì basta il sacchetto, diciamo. Quindi organizzatevi benissimo, io vado intanto a leggere: elastico, zaino e 6-8 litri d'acqua e due sedie che ci serviranno anche loro per alcuni piegamenti. Sono le 5, io comincio ad organizzarvi lo spazio per fare un po' di riscaldamento. Vengo sempre a leggere se c'è qualcun altro che si connette, se siete in 19, benissimo. Allora, ci siamo? Aspettiamo il 20esimo? Dai, vediamo se c'è un 20esimo che si connette all'ultimo secondo. Altrimenti parto così. Direi che ormai sono le 5, possiamo anche andare. Ricordo per l'ultima volta, zaino con 6-8 litri d'acqua, elastici
e due sedie e il tappetino, vabbè, ovviamente che poi faremo tanti sedi da terra. È arrivata anche Katie, lo ripeto anche per Katie, zaino con 6 litri d'acqua, elastici, Katie ce l'ha sicuro, e due sedie per fare appunti di tiro. Io parto con il riscaldamento, come sempre io parto con il riscaldamento con la cordicella, voi potete partire anche con la corsetta sul posto. Vi do sempre qualche variante, non riscaldiamo tantissimo, facciamo 5 minuti di cardio e poi finiamo con il riscaldamento un po' più deciso per le braccia. Ora, 2 secondi che parte anche il mio orologio insieme a me, e poi si può andare. Vengo a leggere, c'è anche Chiara, grande Chiara. Prendi lo zaino di scuola, riempilo d'acqua e preparati. Allora, partiamo. Gianni, 8 litri d'acqua per te, che ormai stai a bomba. Vai, partiamo con il riscaldamento. Allora, mentre io mi riscaldo con la cordicella, vi informo di una novità, di un evento nuovo che parte con, in collaborazione con la palestra dinamica. E stiamo pensando, per fare in modo di tenere un po' alta la motivazione di tanti appassionati che purtroppo in questo periodo si trovano a non potersi allenare, abbiamo pensato, anzi, il boss Paola ha pensato alla formulazione di un challenge, cioè di una sfida, che poi in realtà sarà una sfida con noi stessi. Cioè, ha creato un'equipe di persone, di esperti, chiamiamoli, che forniranno degli input durante tutta la settimana per migliorare le proprie abitudini di vita, le proprie abitudini psichiche, quindi anche a livello proprio morale e anche appunto a livello fisico. Questa sfida prevede che voi vi misuriate e vi facciate delle foto il primo giorno della sfida, che sarà lunedì, e poi effettueremo delle misurazioni delle foto con costanza ogni settimana per 4 settimane. Facendo questo, noi andremo, voi anzi, ognuno di voi personalmente, scrivendo sul suo diario e mettendo nel suo diario le proprie foto, potrà vedere e verificare gli eventuali miglioramenti che ci saranno con questo tipo di attività. Quindi, secondo me è una cosa carina da fare. L'unica cosa che vi chiede Paola è di inviare al suo numero di cellulare l'adesione, cioè se partecipate a questa cosa, e il vostro nome e cognome, in modo tale che se qualcuno non, cioè se non ha il numero o il nome di qualcuno, se lo può salvare e sa chi è solo questo. Perché se poi lei probabilmente farà una lista, appunto una broadcast di contatti ai quali invierà tutte le linee guida del benessere. Secondo me è una cosa carina per tenere alta la motivazione e per vedere eventuali miglioramenti. Dal mio punto di vista poi continuerò con quello che ho già fatto, cioè con questo tipo di allenamenti. Me ne consiglio sempre almeno 3, e se riuscite 5, perché magari mi alleno anche i pomeriggi. Poi però tutta questa attività sarà integrata dalla nutrizionista, che ogni tanto darà degli spot e dei consigli della giusta alimentazione, a livello appunto morale, psicologico, anche come affrontare bene alcuni momenti della giornata che sono più lunghi di altri. Secondo me è una bella iniziativa per tenersi impegnati. Ripeto, l'unica cosa che dovete fare è mandare la vostra sessione al numero che poi trovate anche sulla mia pagina, perché ho condiviso appunto questa iniziativa. Quindi andate sulla pagina Facebook, cercate l'iniziativa Challenger, cercate il numero di Paola, mi mandate la lezione, partecipo con nome e cognome, in modo tale che se di qualcuno non ha contatto ce l'ha. E poi aspettate direttive, quindi un po' di notizie giornaliere su come approcciare la giornata. Effettuate le misurazioni e le vostre foto, che servono essenzialmente per voi, non dovete mandarle per noi, sono personali, però sono i primi consigli in effetti che vediamo per monitorare quello che state facendo. Purtroppo molti di noi hanno tanto tempo da passare a casa, ma proprio per questo sfruttiamolo per fare alcune cose fatte bene. Solitamente è difficile che prendiamo tempo per farci delle foto, per vedere i miglioramenti, per misurarci, per appuntare sul diario quello che stiamo facendo, anche perché poi questa potrebbe diventare, secondo me, un diario che vista questa quarantena possiamo mantenere e continuare a guardare. Magari tra 2 mesi
diciamo, allora, l'altra volta che allenamento avevo fatto, lo andiamo a vedere, magari ce lo riproponiamo. Oppure, ma due mesi fa quanto pesavo? Ah, beh, sono migliorato, ok? Sono degli input, delle idee, secondo me carine, che potete provare a mettere in pratica. Ripeto, iscrivetevi semplicemente perché almeno lasciate il vostro numero e Paola avrà modo di mandarvi tutte le informazioni riguardanti questo genere. Per il resto non è vincolante in nessun modo, non dovete fare niente se non ricevere questi messaggi. E vabbè, le misurazioni settimanali saranno implacabili perché le farete per voi stessi, ma vi diranno come state andando. Allora, nel frattempo penso che una decina di minuti di fatto l'ho fatti. Vedi, quando chiacchiero mi assumo anche meglio. Quindi ben bella. Allora, sono qualche acqua, forse 10 ma non sono 5. Aumento un po' il ritmo, eh? Oh, se qualcuno non ha capito nulla di quello che ho detto fino adesso e vuole qualche chiarimento, mi scrive su Messenger di Facebook, se c'è il mio numero su WhatsApp, e finito l'allenamento, datemi tempo della doccia e vi spiego tutto. Vai, ultimo minuto più veloce. Siamo quasi, eh? Ok, ma scaldamento per 5 minuti, 6 minuti ho fatto. Ok, allora, cominciamo a diversificare i lavori. Chi già l'elastico lo prende e mi segue. Chi no, andiamo un attimo a leggere. Esaustivo? Vabbè, spero di essere stato chiaro. Meglio la birra di che dell'acqua? Beh, sì, per fare gli esercizi, poi alla fine della bevi c'era solo una buona idea. Reintegri. Allora, chi ha l'elastico mi segue, chi non ha l'elastico fa 10 circonduzioni avanti, 10 circonduzioni indietro, 10 slanci alternati, 10 torsioni del busto e poi ricomincio, eh? Dai, io comincio a scaldare invece. Slancio e apro, mi metto in ginocchio che mi vedete meglio. Questo faccio. Chi ha l'elastico fa questi movimenti. Chi non ce l'ha fa le 10 circonduzioni, eh? 1, 2, 3. 4. Ho visto che Paola ha scritto un commento, non lo leggo, però penso che sia un chiarimento riguardo il challenge, quindi leggetelo, così siete ancora meglio informati. Questa è la novità che vi ho scritto, che ho mandato il messaggio del programma di questa settimana. Ok, mentre voi fate il cambio di circonduzione, chi ha l'elastico fa l'apertura e l'apertura verso dietro. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Abbasso qui e vado in chiusura. 1, 2, l'elastico sta nelle spalle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora. 11, 12, 13, 14 e 15. Ok, lo lascio, lo pisto. Intanto chi non ha l'elastico fa 15 sgomitate dietro, così attaccate le scapole e cominciamo a scaldare le spalle. Chi invece ha l'elastico, pista e tira con l'elastico, lo stesso movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio piede e voi ne fate ancora 10. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, ok, bene, allora io finirò adesso il riscaldamento con due o tre elastici, prendo tre, poi vediamo, e mi metto dietro la schiena e sdraiandomi schiena a terra ci faccio un primo esercizio. Chi non ha gli elastici fa semplicemente tre serie da 15 piegamenti in ginocchio, fateli tutti in ginocchio, anche chi è abile a fare gambe tese. Perché tanto ce ne abbiamo almeno altre 10 serie da 15 praticamente, quindi andate tranquilli che moriremo. Allora, per maggiori informazioni chiedete l'accesso oppure visitate la pagina Facebook Dinamica, perfetto, chiarissimo. Intanto poi dopo magari ve lo ridico. Allora, chi ha l'elastico lo mette dietro le spalle, impugna un pochino più corto, si mette schiena a terra,
E allora, c'è te se fa l'apertura e la chiusura. È un fine riscaldamento per il petto, eh? Quindi, ecco perché chi non ha l'elastico fa gli allenamenti classici in ginocchio. Fa 3 serie da 15. Tocco gomito e chiudo. Tocco gomito e chiudo. Chi invece praticamente lo fa in ginocchio, larghezza classica, ne conta 15, recupera 30 secondi e poi ne fa ancora 15, eh? Ok, io le prime 15 minuti di tensione ho fatto, devo controllare ancora perché niente faccio. Vai, ti parto. Cinque, quattro, tre, due, uno, e zero. E recupero. La terza e ultima serie va sempre per 30 secondi, vuoi fare ancora la terza serie di allenamenti. Diciamo che questa challenge è nata con la voglia di darvi e darci uno stimolo in più, perché anche io, ma intanto vale, contiamo le 15 serie. Io vivo di stimoli e quando mi c'è 70 che faccio questa cosa mi annoio, quindi poter fare qualcosa in più, o meglio, fare la stessa cosa ma dandogli un'altra veste, una veste in più, un occhio di riguardo in più, quindi mi piace, mi interessa. Ho visto che poi le tempistiche sembrano giocarci un po' a sfavore. Ok, più o meno ci siamo. Wow, lascio l'elastico e a questo punto siamo pronti per iniziare. Allora, avremo 6 serie da 15 piegamenti con lo zaino in spalla. Per chi vuole, per chi non vuole, fa 6 serie di piegamenti, ginocchia a terra o a gambe tese, adattatevi come volete, non state preoccupati di intensità. Io metto lo zaino perché voglio sperimentare cose nuove, e lo zaino per me è una novità. Quindi chi non l'ha ancora fatto, si prepara sul zaino l'acqua. Poi avremo 4x15 piegamenti con l'elastico o con, sempre con lo zaino, le serie, e poi ne faremo altri a terra classici. Allora, qui il lavoro è il seguente. Legate lo zaino dei vostri figli, caricate l'acqua e mettetelo in spalla. Una volta che avete lo zaino in spalla, leggermente lungo in modo tale che vi appoggia bene e non vi cade sul collo mentre sta un faticamento, andiamo pancia a terra e facciamo ogni minuto 15 piegamenti. Quindi, a gambe tese o anche ginocchia a terra. L'idea dello zaino in teoria è migliore per chi lavora a gambe tese. Vediamo. A seconda di quanti litri avete messo, rischiate di non arrivare. Pronti? Andiamo con la prima serie decente. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Benissimo. E recuperiamo. Allora, lo zaino ci dà quel qualcosa in più. È ovvio che chi viene dalla palestra, siamo in 21, benissimo, e grazie che mi seguite. Chi viene dall'allenamento in palestra, abituato a lavorare con i pesi, anche se c'è lo zaino con 10 kg, non è tanto. Però chi invece è abituato a fare lavoro il corpo libero, lo zaino può diventare già un bel sovraccarico. Ripeto ancora una volta, tutte le donne che lavorano con i piegamenti in ginocchio non mettono lo zaino. Tutte più prima provano ad andare a gambe tese. Lo zaino è un sovraccarico. Se proprio volete provarlo, perché fate bene il piegamento in ginocchio, mettete lo zaino con una bottiglietta d'acqua, già una differenza la sentite. Però io prima andrei a cercare la gamba tesa. Se avete problemi alla spalla, no gambe tese, esercizia. Pronti? Dai che andiamo con la seconda serie, il minuto è passato. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 e 15. Beh, io la seconda serie comincio a soffrire. E alla testa come ci arrivo? Lo scopriremo solo vivendo. E recuperiamo ancora un po'. 23. Vedo due nuovi collegamenti. Allora, ricordo chi si è collegato adesso. Chiaramente a gambe tese, se sono facili metto lo zaino. Se faccio già fatica vanno bene gambe tese normali. Se non si fa le gambe tese le faccio in ginocchio e non mi serve ancora lo zaino. Lo zaino servirà comunque dopo per fare un po' di bicipiti, ok? Ma poi lo faccio vedere. Tra 5 secondi andiamo con la terza serie, poi vengo a leggere il commento che ho appena visto. Pronti? Vai con la terza serie. Via! 1, 2, 3, 4, 5. Chi non ce la fa si può fermare a 10, eh? 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e 5. E siamo arrivati a 3 serie. Chi c'è? Ale c'è. Ciao Ale. Ale, ad esempio, non usa lo zaino, non ti serve. E anche l'elastico non ti servirà. Fai solo i lavori tranquillo, a corpo libero, eh. Tutti i movimenti con me in palestra li fai, al campo, però gestisciti. Perché vi ripeto che oggi sono in programma, in realtà forse arriviamo a farne 200 dei movimenti oggi, eh. Per chi mi segue. Vediamo. Però recuperiamo un pochino di più. Infatti tra 10 secondi, anche 15, riparto. Poi, domattina c'è la live, eh? Long training per tutti. Vi ricordo che ormai ho diviso le classificazioni in allenati con me per l'allenamento cattivo, home training per l'allenamento dedicato a tutti. Poi ci sarà la chiacchierata di domani pomeriggio. Pronti? Dai! Andiamo con la quarta serie, eh? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Mamma mia, sono tolto. Non ci arriverò a questo allenamento, eh. Allora. Lo zaino manco a scuola a portargli. Lo so, infatti... Questo è anche perché se ci sono dei ragazzi che stanno a casa da un po', almeno si ricordano dove hanno messo lo zaino, perché lo devono stare. Se no rischiano che non ti tornano a scuola. Ma se ci tornano, non hanno lo zaino. Allora, recuperiamo ancora 20 secondi abbondanti. Sì, Ale, tu fai piegamento normale, non ti preoccupare. Dai, questo mi serve per tornare indietro nel tempo. Tra 20 secondi partiamo per la quinta serie. Questo è l'allenamento, cioè la parte aggressiva dell'allenamento, quando partiamo cattivi con lo zaino subito. Poi il secondo esercizio sarà un po' più facile e il terzo sarà un finale per morire di petto. Poi faremo due bicipiti e portiamo una faroccia. Vai! Quinta serie, eh? Via! 1, 2, 3, 4, 5. E 5. Mamma mia, allora io faccio una cosa. Siccome sono partito con 8 kg, levo 2 kg e vado avanti con 6. E se no qua non arrivo all'ultimo esercizio. Quindi recupero un minuto e poi partiamo con la sesta serie. Arrivati a fare 7:15 saremmo già arrivati a 60 praticamente, no, di più. 3, 6, a 90 praticamente. Chi c'è? Gianni, che è successo? Io. Tu cosa? Tu anche la prima bottiglia? Massimo, 40 anni fa i zaini non c'erano? Ah, tu levi lo zaino? Va bene, lavoro lo zaino l'anno. Tanto poi guarda che i piegamenti sulla sedia sono più facili, quindi lì puoi un attimo recuperare, vai tranquillo. Io vado con la sesta serie, vai. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e 5. Benissimo. Allora, siamo arrivati a 6 serie, giusto? Confermatemelo perché stavo in debito, ho perso il conto, ma penso di sì. E quindi possiamo togliere lo zaino e recuperare un attimo. Adesso, prendiamo le sedie. Per le sedie, ad esempio, chi ha l'elastico può lavorare in questo modo. Mettere un elastico dietro, prenderlo un pochino corto, in modo tale che quando sto in fase di spinta del piegamento, l'elastico mi dà quel minimo di resistenza in più, perché vi ripeto, questo tipo di piegamento è un po' più facile. Andiamo a fare questo, poggiati sulle sedie, ok? È un po' più facile perché stando con i piedi bassi, con le spalle alte, peso un po' di meno sulle braccia. Ora, dopo 90 piegamenti, non c'è niente di facile, quindi faticherete lo stesso, anche Giovanni senza elastico fatica uguale. Però, rispetto a prima, andiamo ad alleggerirlo un po'. Allora, 20 secondi e parto con... Queste sono 4 serie, io le conto sempre da 15. Chi vuole le conto da 10 senza problemi. Qui, importantissimo, controlliamo l'addome, non andiamo giù con la pancia. Cerchiamo di rimanere qui, non qui. Minuati, pronti? Andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1. Ok, e recupero, sempre un minuto. Io già sono zuppo dietro la schiena. Va bene, sto indoor oggi, non sto all'aperto perché con il sole contro oggi poi c'è un sole fortissimo, mi sa che non dovete andare proprio oggi, quindi, e poi mi insolo di meno. Domattina invece all'aria aperta. Allora, ancora 3 serie, più o meno sempre ogni minuto, partiamo. Io mi ero buttato l'acqua, mi ha appunto e poi ripartiamo. Seconda serie. Vai. Elastico dietro per chi ce l'ha, senza niente non è un problema. E riparto, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bene, l'elastico qui dietro era morte, sembra una cavolata, ma è sicuro che si sente. E si è collegato anche Francesco, il mio super cestista della Virtus, che purtroppo finito il campionato non dice come tutte le squadre di basket delle serie fino alla B, ma andrà o non giocherà. E c'è un elastico più duro del mio, quindi la regola di perché se no mi picchi a metà a peso. Restano 2 serie qui, poi c'è la parte finale che non sarà più leggera. Ok, vai, preparo l'elastico, preparo le mani, sempre una larghezza normale, via. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Mamma mia, non venuto. Che dice Cinzia? Allenamento per veri magi. Sì, oggi è un allenamento di essenzialmente di piegamenti. Io provo a migliorare la luce. Quindi tu, Cinzia, gestisci.
Allora, c'è rimasta una serie qui. Fatta questa serie, vi informo che chi ha fatto tutte le serie da 15 è arrivato a fare 150. Però questa è la decima serie di pirometti, eh? Va bene, Cinzia, fai tutto a te, non ti preoccupare. Arriviamo qui a 150 per chi ne ha fatte 15. A 100 per chi si è fermato a 10. O comunque tanti, io nei miei corsi, mi sa che il numero massimo che ho fatto fare, forse Gianni me lo conferma, ne saranno una cinquantina di pirometti. Non penso tanti di più, quindi... Dai, però voi ormai avete capito che quando leggete il titolo allenati con me sono cattivo. Dai, con l'ultima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
informo che questa variazione che sto facendo, cioè la prima parte a terra, questa seconda parte sulle sedie, essenzialmente per cambiare un pochino la zona del pettorale che lavora. Quando noi lavoriamo a terra, lavoriamo quasi perpendicolari e quindi lavora abbastanza completo il petto. Quando noi lavoriamo qui, lavoriamo con una spinta leggermente verso il basso e quindi andiamo a lavorare con la parte un pochino più bassa, con il cipro più basso, il pettorale. Andiamo a reclutare la parte sotto. È più facile perché abbasso i piedi, è un po' più difficile perché lavoro con un pezzetto in meno di pettorale, la parte più alta qui lavora meno. Però in generale si facilita così. Ok, allora, siamo arrivati alla fine. Ora, io vi faccio due proposte. Io proverò a fare un 3 serie da 10 sulla sedia e le ultime 2 serie da 10 a terra normale. Voi provate a farne 3 serie da 10 a terra gambe tese, le ultime 2, se non ce la fate, in ginocchio, sempre a terra. Ok? Vediamo. È per fare gli ultimi 50 piegamenti finali, ok? Così siamo arrivati a farne, per chi mi ha seguito, 200 in un'unica seduta, con sovraccarichi ed elastici. Oggi ci siamo uccisi di pettorali. Gianni mi ha scritto un commento privatamente prima, quando ho detto l'allenamento. Più o meno sì, Gianni, dobbiamo arrivare a quei livelli lì. Andiamo, dai. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. E recupero. Dai, questi mi sembrano quasi facili. Gianni prima mi ha mandato la foto di Diletta Leotta che si allena in balcone e mi ha detto: ma noi non è che dobbiamo averci pettorali così, non dobbiamo, però dobbiamo allenarli. Dai, che ne faccio altre 2 serie qua su, poi siamo a terra. E voi se state mangiando a terra gambe tese, mi potete venire in ginocchio. Se ce la fate tutti gambe tese, vai, serie 2 qua. 10. Allora c'è Francesco che mi ha mandato un WhatsApp prima, però non posso leggerlo perché ho il telefono che mi sta facendo lo spot al piano di sopra. Quindi poi leggo e ti rispondo. Se vuoi scrivi qui sulla chat che non ti vedo mai. Gianni ride perché ha capito che l'obiettivo è dichiarato. Dai, resta una serie. Poi le 2 a terra le voglio fare per arrivare a 200 perché non posso raccontare che ho fatto 180 piegamenti, ne ho fatto 100, basta, ormai il numero dichiarato è quello. E vi garantisco che se stavo da solo ne avevo fatti siano 100, perché non potevo divagarmi a chiacchierare con nessuno, mi sarei rotto le scatole molto prima, quindi grazie. Via, terza per 10. 1, 2, 3, 4, 6,
Ok. Posso eliminare anche questa sedia. Posso prendere il tappetino. E vado a fare le ultime due serie. Oh, più facili. Se mi riprendo. Poi il petto è finito. E ci facciamo un po' di bicipiti con lo zaino. I bicipiti con lo zaino saranno una decina di minuti di lavoro, non di più. Però anche una variante per chi c'ha l'elastico. Chi non c'ha l'elastico può fare tutto con lo zaino. Allora, recupero 10 secondi ancora e poi riparto. Il mio arbitro continuo mi ci sto ancora 145 watt. Vabbè, via. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buono. Ultima. Vi posso anche dire che fino ad oggi 200 piegamenti in un'unica seduta non l'avevo mai fatti, quindi bravo, grazie. Grazie a voi. Dai, dai. Ultima. E poi recuperiamo un attimo. Oggi facciamo anche un po' di allungamento per il petto. Dai, sempre io qui oggi le larghezze dell'appoggio non ve le ho mai consigliato. Ognuno fa la larghezza più comoda quando dobbiamo lavorare con questi numeri, meglio senza anche a cercare la larghezza cattiva perché già ammazza. Ultime 10, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Buonissimo. Bravi. Allora, 50 più 60 più 90. 200 più 20. Ottimo. Mentre recuperate, vi ricordo così, recupero anch'io e faccio allungamento. Quindi, andiamo dietro, attacchiamo le scapole, solleviamo le mani. Torniamo dritti con il pettorale un po' saluta. Vi ricordo che domattina 10:30 c'è la live on training. Recupereremo anche un po' di posturale. Visto che l'altra volta è piaciuta tanto, oggi cioè, domani ne facciamo un po'. Intanto lascio, mando spalla apposta e mano cruda. Poi domani pomeriggio alle 4, poi ve lo ricorderò comunque perché l'orario è indicativo, nel senso che ho messo 4, ma possiamo anche fare un po' più tardi se ci siete in più. Tanto faccio e farò una mezz'ora di chiacchierata con voi e parlando di qualche argomento che vi può interessare riguardante il fitness. E lascio, cioè provo a dirmi la mia opinione su alcune cose. Quindi, avanti, intanto, quindi chi vorrà mi farà qualche domanda sulla chat e io provvederò di rispondere. Per chi invece vuole già mandarmi qualche domanda, perché avete qualche argomento interessante da voler sviluppare, me lo voglio mandare stasera o domattina, poi magari io mi preparo la lezione. E lascio intanto ci sono. Se qualcuno domani durante la diretta mi vuol fare domande privatamente, mi scrive su Messenger di Facebook e io poi rispondo in diretta per tutti, lo dirò. È un'idea che mi è venuta e che spero che possa essere interessante per qualcuno, in modo per non abbandonarvi nemmeno domenica pomeriggio. Ok, questione del busto, un attimo. Ok, allora, petto finito. Ora, versione per chi non ha lo zaino, prende la busta dell'acqua e facciamo il bicipite utilizzando la busta dell'acqua. Per chi già lo zaino, prende la maniglia centrale e fa il bicipite con la maniglia. Un'accortezza, questa impugnatura è diversa da questa impugnatura. Cioè l'impugnatura a martello e l'impugnatura invece ruotata sono due lavori diversi per il bicipite. Noi oggi li faremo tutti e due. Però se non avete questa, prendete il sacchetto, perché adesso l'impugnatura che mi interessa è questa qui. Ok? Bene. Poi andremo a girarla, ve lo dirò dopo. State sempre con il pollice fuori.
Io ora rimetto i due libri che ho levato prima. Il vigile ancora fresco, lo posso far lavorare bene. Facendo una cavaletta. Allora, lo zaino ha una cosa molto bella che ho scoperto proprio in questi giorni di quarantena. Lo zaino col sacchetto, che essendo molto lungo tende un pochino ad oscillare e io devo stare molto più controllato nel momento, devo stare più attento, quindi devo essere più lento, fatico di più, mi stimola di più. Allora, ci mettiamo in questa posizione, mano al fianco e andiamo. Uno, due, tre, io sto lavorando con 8 libri, 4, voi tra 6 e 8 va bene tutto, 6, 7, 8, lento, 9, 10, cambio mano, andiamo con l'altra, la maglietta, vai, 1, se non sono libri e sono liberi va bene uguale, 2, 3, 4, 5, se sono libri di birra, dopo 6, facciamo una diretta in cui vi prendiamo insieme già, 7, 8, 9, 10, e lascio un attimo, 30 secondi, facciamo la seconda serie e la terza serie, poi cambiamo un po' l'esercizio, facciamo il martello. Quando giriamo così lavora il bicipite brachiale, quando lavoriamo a martello lavora solo il brachiale, che è il muscolo che sta subito sotto il bicipite. Diciamo che da un punto di vista estetico, l'impugnatura pollice fuori, diciamo, fa lavorare la palletta. L'impugnatura a martello fa lavorare il volume in generale del braccio, perché lavoriamo sulla profondità, ok? Se vogliamo dare un'indicata al tipo di zona che lavora. Andiamo, seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai, giro, il pugno e quarto, gomito sempre bloccato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il mio destro fa schifo, 9, 10, è normale avere un braccio più forte o più debole, io non sono molto per i lavori molto sbilanciati, cioè io ce l'ho al destro molto più debole, ma non per questo faccio 5 movimenti in più sul destro, preferisco fare molto bene i movimenti sia sul sinistro che sul destro, magari utilizzando il carico del lato buono, che è un po' di più per il destro ovviamente, però stimolo la correttezza dell'esercizio, che tanto 5 minuti in più ci vorrei fare. Andiamo? Ultima serie? Poi andiamo al martello? Vai! 1, 2, 7, 8, 9, 10, giro, vai con l'altro, sempre impugnatura piatta però, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wow, ok, recuperiamo un attimo. Adesso abbiamo l'impugnatura a martello, per l'impugnatura a martello io utilizzerò le bande elastiche, quindi chi già ha l'elastico lo può utilizzare, mi metterò in questa posizione, fissandolo sotto il piede, impugnatura resta appunto a martello, quindi nocchio in fuori, pollice dritto in alto, e vado a fare questo tipo di lavoro. Forse ne impugnerò una per mano, perché due me ne pare tante. Chi non ha questa banda può continuare a usare lo zaino, come vi dicevo deve girare l'impugnatura in questo modo. Potete provare o con un laccio, in modo tale che siate sicuri di avere questo tipo di impugnatura, oppure con le bretelle,
però le bretelle non so se può essere troppo scomodo. L'importante è che tutto il movimento venga fatto così, ok? Che non ci siano oscillazioni del polso. Se noi andiamo a lavorare con altre zone, non è sbagliato, però se vogliamo fare le cose qualitative, diamoci un po' più. Quindi, chi ha l'elastico con l'elastico, chi ha lo zaino con lo zaino, visto, mi faccio un giro, a martello, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, cambio indietro, vai con l'altro, un giro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ok, anche questo ce ne facciamo per serie. Fatto queste tre serie, ci abbiamo solo un attimo di allungamento e abbiamo fatto. Oggi ovviamente è stato perfetto, direi. Per quarti d'ora facciamo tutto, 5 minuti di rilassamento e ci siamo. Vai, secondo giro. Uno, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai Gianni che dalle 8 già la pure i pettorali, ma il bicipite è un po' forte noi. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, lei ne è rimasta una. Oh, per chi può, io consiglio sempre di fornirsi di elastici, non tanto perché è l'unico esercizio che si può fare a casa, l'abbiamo già capito, però è una variante in più. Piuttosto di fare tutto con lo zaino, possiamo fare un po' elastico con lo zaino. Se abbiamo anche un TRX, possiamo fare un po' elastico con un po' di RX, cioè abbiamo più variazioni. Allenamento si può fare con mille attrezzi e io stesso ne sto scoprendo ogni tanto qualcuno, perché comunque sia, se è vero che nelle difficoltà si aguzza l'ingegno, in questo momento ogni giorno ne inventiamo una. Vai, ultima serie, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e 10. Ok, cambio, l'ultimo, vai, giro e 1, 2, 3, sempre martello, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Benissimo, allora, abbiamo terminato il nostro allenamento di oggi, vi ricordo che avete fatto 200 tiri, quindi siamo stati bravissimi, e ci facciamo un attimo allungamento. Braccio teso, palmo rivolto verso sotto, l'altra mano prende le dita, spingo e distendo bene il braccio avanti. Facciamo questo, ok, in modo tale che sentiamo tutto il bicipite bene allungato. Ok, l'altra, il pugno con le dita, spingo il palmo avanti, e lascio, il pugno in maniera lunga, spingo bene i gomiti fuori, petto avanti, scapole aderenti, in questa posizione. Ok, lascio. In pugno dietro al gluteo, attacco per mezzo scapole e in fuori, solleviamo le mani al gluteo, facciamo un altro allungamento per il pettorale e sentiamo anche il bicipite che sta tirando un po'. E lascio. Appoggio una mano al muro, con le dita, le faccio vedere di qua, poi faccio al muro. Dita girate indietro e mano appoggiata al muro. Io devo fare questo, devo ruotare per allungare il petto, ok? Quindi, mano,
dita dietro, appoggio, giro, guardo avanti e sento un po' più tra le dita. Ok? Devo rimanere con la mano, vedete, appoggiata dietro. E lascio, giro dall'altra parte, appoggio le mani, la mano e guardo al centro. Ok, lascio. Buono. Qualche circuito in un verso, cambio e qualche circuito in un altro verso. Ok, recuperiamo. Allora, il nostro allenamento per oggi è finito qui e siamo stati bravissimi, in tre quarti d'ora precisi siamo riusciti a fare tutto. Vi ricordo, domattina allenamento 10:30, home training. Domani pomeriggio verso le 4 ci facciamo una chiacchierata per chi vuole stare un'oretta in compagnia, io per primo. E da lunedì comincia questo challenge, quindi vi ricordo di mandare un messaggio a Paola per l'adesione con nome e cognome, così verrete inseriti in una lista e riceverete tutte le informazioni giornaliere su come approcciare da un punto di vista fitness e sportivo la giornata. Possono partecipare tutti, sia quelli che mi seguono della palestra del campo di Fermo, sia chi magari mi segue dagli altri canali, ovviamente anche chi viene dalla palestra dinamica. È un modo per darci un obiettivo in più, per avere uno stimolo in più. Magari uno dice, mannaggia, oggi non ci voglio allenarmi, però dai, mi sono pesato, ho visto già un miglioramento magari in questa settimana, vediamo di continuare, non molliamo. È giusto per tenerci un attimo con la mente impegnata in qualcosa di positivo e di bello da fare tutto qui. Io continuerò ad allenarmi e mi fa piacerissimo quello di continuamente allenarmi così con voi, perché, ve lo ripeto, io ho fatto 200 allenamenti e non l'avrei mai fatto su. Quindi grazie e mi fa piacere che ci siete. Niente, ci vediamo domattina e buon sabato. Domani è domenica delle palme, se non sbaglio, quindi se chi c'è sarà ancora più grazie per chi verrà, visto che qualcuno magari deciderà di fare vacanza. Benissimo, grazie a tutti. Va bene, Katie è morta, ma non fa niente, Gianni c'è. Grazie Cinzia, a domani. Grande Super Chiara, ci vediamo anche domani se ci sei. Chiara, cerca di stimolare i tuoi colleghi di allenamento, che mi sa che è l'unica serie qua sei tu. Grazie a tutti, grazie Caterina e ci vediamo domani. Ciao!